13 31 31 41 40. La diretta Facebook non c'è? Sì? Perché ancora non parte, non l'ho vista. Ah sì sì, siamo pronti, siamo pronti. Dopo 42 giorni di stop si torna in campo sia Cingoli che la formazione del Campus Italia, che si affrontano quest'oggi nel Centro Tecnico Sportivo Federale, la casa della pallamano di Chieti. Tornano in campo, come abbiamo detto, dopo 42 giorni. A dir la verità lo avrebbero dovuto fare la scorsa settimana con la ripresa del campionato di Serie A 2, ma ambe due le formazioni sono state fermate con il rinvio dei propri impegni. Si torna quindi in campo quest'oggi con obiettivi sicuramente importanti per i due team. Da una parte il Cingoli, che attualmente è vice capolista del torneo di Serie A 2 Girone B, vice capolista soltanto sulla carta perché ha una gara in meno rispetto alla capolista Romagna, che invece di punti ne ha uno in più rispetto al Cingoli. 26 punti per il Romagna, 25 per il Cingoli, ma 14 gare giocate per il Romagna e 13 per il Cingoli, le due battistrada. Quindi voglia in casa marchigiani tornare in testa alla graduatoria, seppur tra l'altro con una gara in meno da recuperare, quella proprio non disputata 7 giorni fa contro la Lions Teramo. Per quanto riguarda invece il Campus Italia, l'obiettivo è quello di continuare la striscia di risultati utili positivi iniziata prima della sosta per le festività natalizie di fine anno e per il periodo quindi di blocco del campionato, con il Campus Italia che proveniva da 4 vittorie consecutive. Quindi voglia di continuare ad allungare questa striscia per permanere nelle, in una posizione sicuramente positiva di graduatoria. La Campus Italia fino ad ora ha conquistato 14 punti in 13 partite giocate con 7 vittorie e 6 sconfitte, attualmente settimo in campionato, in, diciamo che in zona centroclassifica, ma le squadre sono tutte lì, insomma al di là delle prime 3 battistrada, e a portata anche di graduatoria e di classifica un eventuale conquista di un quarto posto proprio per il Campus Italia, che ricordiamo è formazione nata quest'anno da un'idea e dalla volontà della Federazione Italiana Gioco Handball, nel tentativo di costruire un gruppo performante in grado di giocare tante partite in prospettiva proprio campionati europei di categoria under 18 che si giocheranno proprio in estate, con l'obiettivo proprio di mantenere la massima serie proprio del campionato europeo estivo in programma, quindi tra qualche mese. Vi passo a leggere le formazioni delle due squadre. Prima vi dico però che nel Campus Italia gli assenti sono 3, gli storici assenti purtroppo per lungo infortunio, e parlo di Federico De Ruvo e Marco Zanon, si aggiunge a loro 2 anche Lorenzo Fragnito per acciacchi vari, quindi non è stato convocato. Si rivede però tra i convocati il capitano Tommaso Medicina, che quindi torna tra i 15 convocati dal coach Riccardo Trillini. Tra le fila invece della formazione del Cingoli gli assenti sono l'argentino Di Benedetto, che è positivo al Covid, e poi gli infortunati Fabio Ferretti e Samuel Ottobri. Non fa parte più della rosa del Cingoli il rumeno Viorel Bosca, quindi che non è più a disposizione del tecnico che è Sergio Palazzi. Tra l'altro Sergio Palazzi ha lavorato molti anni proprio insieme a Trillini, sia in formazioni di club e sia con la nazionale italiana quando
quando è stato in passato anche match analyst della nazionale italiana. Vi passo a leggere proprio i giocatori a disposizione di due tecnici, partendo dal Campus Italia. Numero 1 Francesco Albanesi, che è un ex perché proviene proprio dal Cingoli. Poi gli altri due portieri sono Francesco Scarcelli con la maglia numero 16, Alessandro Lubinati con la maglia numero 96, il capitano con la maglia numero 5 è Tommaso Medicina, poi troviamo numero 7 Jacopo Cioni, numero 8 Sebastian Carabulea, numero 10 Alessandro Battaglia, numero 11 Valentino Dello Vicario, numero 13 Tommaso De Angelis, numero 15 Alessandro Cavo, 17 Leo Andreotta, 18 Paul Vierer, 21 Andrea Mazzone, 23 Cristian Manojlovic, 69 Ivano Rossi. Vediamo invece la formazione della Santarelli Cingoli, con il numero 3 il turco Hakim Jaziri, con il numero 4 l'argentino Sebastian Guerrero, con il numero 5 Emanuele D'Agostino, 10 Filippo Mangoni, poi troviamo con il numero 13 l'altro argentino Javier Ansaldo, 15 Matteo Bordoni, 18 Paolo Latini, 19 Diego Strappini, che è il capitano della formazione del Cingoli, con la maglia numero 20 Mario Gentilozzi, 23 Nicola Evangelisti, 24 Lorenzo Rossetti, 28 Matteo Gigli, 7 Davide Ciattaglia, 26 Mirko Compagnucci, 33 Davide Cirilli. Primo possesso di palla che per la formazione del Campus Italia. Ricordo anche i nomi dei due direttori di gara, che sono i signori Alessandro Marcelli e Islem Ramul. Possesso di palla, come dicevamo, proprio per la formazione del Campus Italia, che quindi manovra con i propri effettivi sul rettangolo di gioco gommato della casa della pallamano di Chieti. Ancora manovra quindi la formazione di casa, palla recuperata quindi dalla Cingoli, che prova a ripartire in velocità sulla corsia di destra. La conclusione, si fa trovare pronto Scarcelli, che risponde, parte subito il contropiede, il primo gol che è ad opera proprio di Cristian Manojlovic, prima rete, sblocca quindi il risultato Manojlovic, che realizza il suo 87esimo gol con la maglia del Campus Italia da inizio stagione, è il secondo miglior realizzatore tra le fila del Campus Italia in questa fase iniziale di stagione. Il miglior realizzatore è Tommaso De Angelis, che ha realizzato 94 reti fino ad ora con la maglia del Campus Italia. Magari questa sera avrà anche la possibilità di trovare la tripla cifra con la maglia del Campus Italia. Punteggio quindi sempre di 1-0 in favore del Campus Italia, che riparte con Cavo in posizione di centrale, ancora Cavo per il terzino adesso Vierer, ancora Cavo, palla quindi per Manojlovic in posizione di terzino sinistro, si scambiano i ruoli i giocatori nell'asse degli esterni, ancora manovra quindi Cavo, palla per Manojlovic, elevazione, tiro e gol, secondo gol di Cristian Manojlovic, che porta il risultato quindi sul 2-0, giocati due minuti in questo avvio di gara, forte e veemente la parte quindi della Campus Italia, che mette dietro la vice capolista Cingoli 2-0 in questo avvio di gara, palla che termina in rete per la prima conclusione quindi realizzativa proprio da parte del team marchigiano. La rete è realizzata da Davide Ciattaglia, prima rete per lui, 2-1 il punteggio, e riparte quindi a manovrare la formazione di casa con Cavo, palla per Vierer, ancora Cavo, quindi Manojlovic, Cavo, Vierer, sull'asse degli esterni manovrano i giocatori della formazione del Campus Italia, quindi Vierer per Manojlovic, Cavo, ancora Cavo, tenta la penetrazione, il tiro ed il gol, primo gol anche per Cavo, che si è scampiato posizionandosi quindi sulla corsia di sinistra con Manojlovic, primo gol quindi anche per Cavo, che rimette quindi sul più 2 la formazione del Campus Italia. 3-1 il punteggio, si può ripartire da l'arco tratteggiato dei 9 metri con il possesso di palla per il team marchigiano. Riparte quindi D'Agostino in posizione di centrale, manovra proprio lo stesso D'Agostino, girano palla sulla linea degli esterni proprio i giocatori del Cingoli, ancora quindi D'Agostino, Guerrero, ancora Guerrero, prova l'uno contro uno, si ferma D'Agostino, costretto a fermarsi all'altezza dell'arco dei 9 metri, quindi Guerrero, elevazione, lo scarico per il pivot, palla ancora recuperata da Cingoli, che prova la penetrazione, si riparte ancora con il possesso di palla per il Cingoli dai 9 metri con
i giocatori in maglia nera marchigiani che possono ripartire con D'Agostino, Guerrero, elevazione, tiro, palla sul palo, recupera quindi la formazione di casa, parte subito la seconda fase con la conclusione Murata Mazzone da parte dell'estremo difensore ospite Ansaldo. Ancora quindi il Cingoli che manovra, Guerrero quindi per D'Agostino, prova a saltare l'avversario, palla per il pivot, si impenna il pallone ma c'è il contatto, si va quindi dall'attacca dei 7 metri per il primo rigore di questa sfida tra Campus Italia e Santarelli Cingoli. 4 minuti e 5 secondi in archivio, dall'attacca dei 7 metri è pronto quindi Guerrero, Sebastian Guerrero, l'argentino del Cingoli, la finta, ancora Guerrero, la conclusione, la respinta in doppia risposta da parte di Scarcelli che si fa trovare pronto, va a parare proprio il rigore a Guerrero che quindi resta all'asciutto di segnatura, ancora quindi nessuna rete per lui e ancora doppio vantaggio per il Campus Italia, 3-1 il punteggio. Vierer, poi lo scarico per De Angelis, la conclusione respinta, può ripartire quindi Cingoli, subito l'apertura sulla destra, palla al centro, tiro e gol, questa volta la rete è realizzata da Davide Cirilli, primo gol per lui e punteggio di 3-2, si rimette a meno 1 Cingoli. Buon avvio questo, di questa sfida per il Campus Italia, 3-2 il punteggio, minimo vantaggio con il Campus Italia che ha avuto in due occasioni anche il più 2 sul 2-0 e sul 3-1, 5 minuti e 10 secondi in archivio e si riparte con il Campus Italia in possesso di palla, il taglio per Vierer, palla per l'ala, sfugge via il pallone però a Mazzone, quindi può ripartire quindi il Cingoli con D'Agostino, ancora quindi la formazione allenata da Palazzi, la conclusione, il tiro ed il gol realizzato da D'Agostino, prima rete per D'Agostino e situazione di parità, dovrebbe essere 3-3 il punteggio. Si riprende quindi con il possesso di palla per il Campus Italia. Tabellone, il punteggio resta su 3-2, quindi presumibilmente il gol è stato annullato per una invasione. Battaglia intanto il tiro, la respinta sulla conclusione proprio da parte di Ciattaglia, si resta ancora quindi sul 3-2 con il minimo vantaggio per il Campus Italia, 3-2. Gioco fermo con i direttori di gara al tavolo proprio per parlare con i giudici di campo. Gioco fermo quindi sul punteggio di 3-2. Sei e 14 giocati in questa prima frazione. Le tre reti della Campus Italia portano la firma di Manojlovic 2 e Cavo 1 per la Santarelli Cingoli. I due gol sono di D'Agostino e Cirilli. Anzi, aggiornato adesso 3-3 il punteggio, avevo visto bene, infatti non c'era sembrato nulla di strano, diciamo, sulla conclusione proprio di Ciattaglia. Quindi 3-3, aggiornato ora il tabellone, 3-3, si può ripartire quindi con il possesso di palla per il Cingoli in fase di attacco, 3-3 quindi restituita la rete a Ciattaglia che avevamo assegnato proprio in cronaca diretta. Si riparte proprio con Guerrero, ancora Guerrero, manovrano quindi i giocatori di Palazzi, quindi ancora manovrano, Guerrero in posizione di centrale, lo scarico al centro per il pivot, palla recuperata ma resta in attacco Cingoli sul punteggio di 3-3. Ancora 9 metri con D'Agostino, ma bisogna ripetere la ripresa del gioco. Palla per D'Agostino, ancora D'Agostino, prova a giocare con il pivot, c'è il contatto, vediamo il provvedimento, è quello dei 2 minuti proprio nei confronti
di Dello Vicario, prima esclusione per due minuti per Dello Vicario. 3-3. Si riprende quindi con la superiorità numerica per la formazione del Cingoli sul 3-3. Si riparte con Gigli. Ancora Gigli. Guerrero, poi ancora gli ospiti che vanno alla conclusione, al tiro e dal gol con D'Agostino, secondo centro per lui in questa sfida e primo vantaggio per il Cingoli dopo 7 minuti e mezzo di gioco. 3-4, gioca con l'extra player la formazione del Campus Italia, non c'è il portiere in porta o con il giocatore in più in campo che dir si voglia, manovra proprio la formazione proprio del Campus. Cavo, ancora Cavo, lo scarico, palla al centro per il pivot, ma è ancora la formazione di casa che può manovrare con Bierer per l'ala, palla che si perde sul fondo. Giallo intanto a Cirilli. Può ripartire quindi D'Agostino, più uno Cingoli, 3-4 il punteggio. Gigli, D'Agostino, ancora Gigli. Gigli in possesso di palla, girano la palla tra gli esterni i giocatori del Cingoli, ancora in fase di manovra, ancora D'Agostino, quindi lo scarico, palla recuperata da De Angelis, può ripartire quindi lo stesso De Angelis in palleggio, fa tutto da solo, compreso il gol, primo gol per De Angelis. È il 95esimo centro personale proprio con la maglia del Campus Italia in quest'annata in gare di campionato, gare ufficiali. Gigli, ancora Gigli, possesso di palla per gli ospiti che buttano però via il pallone, rimessa quindi per il Campus Italia che però sciupa una buona occasione di ripartenza in seconda fase, palla quindi recuperata da Guerrero che può ripartire per i suoi, va alla conclusione ma si fa trovare pronto l'estremo difensore della Campus Italia, Scarcelli. Si resta quindi sul risultato di parità 4-4 con Vierer in possesso di palla, quindi Cavo, Manojlovic, De Angelis, ancora Vierer per Cavo, Manojlovic, ancora Cavo per Vierer, il possesso di palla per i giocatori del Campus Italia, cercano di velocizzare l'azione e trovano il gol con Cavo, secondo centro personale per l'ex giocatore del Dertona Alessandro Cavo. 5-4 il punteggio per il Campus Italia che torna sul più 1, quindi mini break di 2-0 per i locali, dal 3-4 al 5-4, ancora il Cingoli che prova a manovrare. Bloccato quindi Mangoni, riparte D'Agostino per Guerrero, ancora l'argentino in possesso di palla, D'Agostino, palla sotto all'altezza della linea pitturata dei 6 metri con la rete quindi che viene messa a segno da Davide Cirilli, secondo centro per lui, nuova parità 5-5, gara che ha un punteggio sostanzialmente ad elastico con il Campus Italia al massimo avanti di 2 gol e con il Cingoli avanti al massimo di 1 gol, quindi si sta giocando tra il più 2 Campus e il più 1 Cingoli, quindi un minimo di vario proprio tra i due team fino ad ora in questo avvio di gara. Resta in attacco il Campus Italia, si riprende quindi con Vierer. Ancora Vierer in possesso di palla per, gioca con Manojlovic, quindi Vierer, Cavo, si scambia di ruolo Cavo e Vierer, ora Cavo torna centrale, palla per Vierer, prova a saltare l'avversario, viene fermato, si riparte dall'arco tratteggiato dei 9 metri, palla per Vierer che si accentra, va al tiro, palla alta, rimessa quindi per la Santarelli Cingoli e può ripartire con Guerrero.
D'Agostino per Guerrero, palla al centro per il pivot, recupera Vierer, subito la seconda parte in velocità e va a meraviglia questa ripartenza. C'è anche la rete realizzata da Mazzone, primo centro per Andrea Mazzone, che riporta sul più uno il Campus Italia 6-5, primi 12 minuti in archivio, un quinto di gara quindi in archivio, con la formazione di casa che sul più uno, 6-5 il punteggio. Si riparte da Guerrero, lo scambio con D'Agostino, tiro e gol, bordata dall'arco tratteggiato di D'Agostino. Terzo centro personale per Emanuele D'Agostino. Nuova parità, 6-6. Vierer. Ancora Vierer. Scambia con Manojlovic, quindi Vierer cavo. Vierer, Manojlovic, Vierer. Palla per cavo. Girano palla sugli esterni i giocatori proprio del Campus Italia. Ora provano ad accelerare, palla per Vierer, va l'uno contro uno, si ferma, ancora cavo, bloccato. 9 metri quindi per la formazione di casa. Chiama lo schema cavo, poi palla per Manojlovic che prova a scambiare con il compagno di squadra Vierer. Palla recuperata da Vierer, non poteva farlo Manojlovic, altrimenti sarebbe in corso dell'infrazione. Va la conclusione lo stesso Manojlovic, palla che termina fuori, rimessa in favore di Cingoli con Guerrero. Guerrero, il taglio per l'ala, ancora il Cingoli alla tiro, la girella, palla che termina fuori sulla conclusione di Mangoni. Si resta in parità, 13-30 in archivio, 6-6 il punteggio e palla per cavo. Attacca quindi la formazione di casa del Campus Italia, con cavo in posizione centrale per il compagno di squadra Manojlovic, poi Vierer, ancora cavo. Fase ragionata di azione per il Campus Italia, vediamo se sarà l'accelerazione. Prova ad accelerare ora i giocatori di casa, palla per l'ala, ma torna dalle parti De Angelis il pallone, quindi cavo, quindi Vierer. Vierer si spostano nel ruolo, c'è il passivo, bisogna andare alla conclusione, semplicemente un assist per l'estremo difensore di Cingoli e poi ripartire quindi Guerrero, ancora Guerrero in possesso di palla, il taglio per D'Agostino, ancora Guerrero, Guerrero in palleggio, c'è l'infrazione e può ripartire quindi la formazione del Campus Italia. C'è il time out chiesto da Trillini, vuol parlarci su 6-6, 14-24 giocati in questa prima frazione. Ci avviamo quindi a scollinare il primo quarto di gara con il risultato che è in perfetto equilibrio, 6-6, ne approfittiamo per epilogare il realizzatore fino ad ora per il Campus Italia. De Angelis 1, cavo 2, Mazzone 1, Manojlovic 2, per la Santarelli Cingoli invece 3, D'Agostino 1, Ciattaglia e 2, Cirilli. 6-6 il punteggio, squadre quindi presso le rispettive panchine, vogliono parlarci su sia Trillini da una parte che Palazzi dall'altra, a colloquio proprio con i rispettivi atleti. Minuto quindi di sospensione che è stato chiamato proprio da Riccardo Trillini, che vuole riportare un po' alla calma il gruppo di casa, soprattutto dopo qualche ultima azione di attacco un po' svolta in maniera un po' confusionaria, e quindi vuole giustamente parlarci su, chiamare lo schema e dettare giusti equilibri proprio al gruppo di casa. Si è pronti per ripartire, 6-6 dicevamo il punteggio. Rientra il Cingoli sul gommato del centro tecnico federale, la casa della palla a mano di Chieti. Si riparte quindi con la formazione di casa in possesso di palla con Manojlovic che è pronto per ripartire. Carrabulea, cavo, Mazzone, ancora cavo. Quindi Vierer è in panchina, c'è Carabulea sul parquet in questa ripresa del gioco, quindi con cavo in possesso di palla.
con una palla persa dalla Campus Italia e può ripartire il Cingoli con D'Agostino. Rientra Vierer ora in fase difensiva. Battaglia. Riparte quindi subito De Angelis in velocità, ancora De Angelis, il tiro del gol di Tommaso De Angelis, secondo centro per lui, secondo centro personale che consente al Campus Italia di rimettersi sul più uno. D'Agostino quindi ancora agli ospiti con il tiro, palla sul palo sulla conclusione di Guerrero. Può ripartire quindi il Campus Italia con Manojlovic, palla quindi per De Angelis dall'ala, tiro e gol, gran bel gol questo di De Angelis, sottolineato dagli applausi del pubblico di casa. Terzo centro per Tommaso De Angelis, gol che rimette sul più 2 il Campus Italia, 8-6 il punteggio. D'Agostino, ancora D'Agostino per Guerrero, quindi D'Agostino, poi Ciattaglia, Guerrero, la finta ancora Guerrero, recupera la formazione di casa che può ripartire quindi con Carabulea, tiro e gol. Primo centro in questa sfida per Sebastian Carabulea, 23° centro personale con la maglia del Campus Italia e massimo vantaggio per il Campus Italia dopo 16 minuti e 15 secondi di gioco. Siamo sul più 3, 9-6 il punteggio. Un po' stordita la vice capolista in questo avvio di gara, forse non si aspettava questa partenza veemente del Campus Italia. Tiro di rigore, si va dai 7 metri. Tiro di rigore quindi per il Cingoli. Vediamo chi andrà all'esecuzione, se ci proverà Guerrero, anzi no, probabilmente andrà Mangoni, e infatti Mangoni si avvicina all'attacca dei 7 metri. È pronto Mangoni, in porta sempre Lubinati che già ha parato un rigore in questo avvio di gara. Palla sulla traversa, secondo errore dai 7 metri per Santarelli Cingoli che ha cambiato anche il rigolista. Dopo l'errore di Guerrero c'è anche l'errore di Mangoni, si resta quindi sul più 3 per il Campus Italia, 9-6 il punteggio, 17-15 in archivio con il Campus Italia che può riprendere a giocare palla in attacco. Girano palla agli esterni, ancora il tiro, palla che termina sul fondo sulla conclusione di Manojlovic che si è preso la responsabilità del tiro, forse anche andando un po' a forzare, però insomma è giusto anche provarci, così come ha fatto lo stesso Manojlovic in questo caso. D'Agostino in posizione centrale, scambia con Ciattaglia, ancora D'Agostino per Guerrero. Ciattaglia, Guerrero, ancora Guerrero in possesso di palla. Fermata l'azione, si riparte dai 9 metri. Si è pronti quindi con la ripresa del gioco con D'Agostino. D'Agostino finti il tiro, poi va l'apertura per Guerrero, tiro e gol. Primo gol per Sebastian Guerrero, 9-7 il punteggio. Riparte quindi Carabulea per Cavo, Manojlovic, Cavo, Carabulea. Riprende quindi ancora Carabulea, lo scambio, ancora in possesso di palla Carabulea, l'apertura quindi per la conclusione che non va da parte di Cavo. C'è l'infrazione, fase di errori da parte dell'una e dall'altra parte. Fase di attacco, rientra in campo Carabulea, c'è il cambio attacco difesa tra Carabulea e Vierer, ora Vierer si è riseduto in panca con Carabulea quindi che torna in fase di attacco in campo, forse anche per dare un po' centimetri sull'arco degli esterni proprio alla formazione del Campus Italia. Carabulea quindi, Cavo, ancora Carabulea. Non si intendono i giocatori del Campus Italia, palla che termina fuori, ripresa del gioco quindi per Cingoli, palla per Guerrero, quindi D'Agostino, ancora D'Agostino, la finta quindi Ciattaglia, ancora palla tra gli esterni del Cingoli con Guerrero, poi D'Agostino il sottomano, realizza lo stesso D'Agostino, per D'Agostino
annotiamo sul taccuino il quarto gol personale e il miglior realizzatore di questo avvio di gara tra i giocatori di ambedue le squadre. Dopo le quattro reti di Agostino troviamo con tre reti De Angelis. 9-8 il punteggio, più uno sempre per il Campus Italia, con il Cingoli però che ha rosicchiato due lunghezze dal 9-6 al 9-8. Carabulea, ancora Carabulea in possesso di palla, la conclusione da parte di Manojlovic respinta dall'estremo difensore del Cingoli. Si riparte quindi con Ciattaglia, l'apertura per D'Agostino, la volè per Guerrero, quindi D'Agostino, ancora D'Agostino, palla per il pivot, non si intendono i due, era Strappini che ha tentato di controllare il pallone ma c'è il contatto e quindi si riparte dai 9 metri. 9 metri in favore del Cingoli. Rossetti sul parquet, anzi sul gommato della casa della pallamano di Chieti. D'Agostino, Ciattaglia, ancora D'Agostino, manovrano nella zona degli esterni i giocatori del Cingoli, ancora Ciattaglia, poi Guerrero, palla sull'esterno ma c'è il fallo e ci saranno anche 2 minuti presumibilmente, eccoli qua, 2 minuti quindi per Manojlovic, prima esclusione per 2 minuti per lui e tiro di rigore. Questa volta ci prova D'Agostino, cambia per la terza volta il tiratore quindi la formazione del Cingoli dopo gli errori di Guerrero e Mangoni, ci prova D'Agostino. C'è il fischio arbitrale, parte D'Agostino, palo e poi rete per D'Agostino che quindi riesce a realizzare il primo rigore di questa sfida per la formazione del Santarelli Cingoli al terzo tentativo. Quinto gol personale per Emanuele D'Agostino, miglior realizzatore fino ad ora della sfida, e gol che permette al Cingoli di tornare in parità 9-9 dopo un break di 3-0 per gli ospiti dal 9-6 al 9-9 in 5 minuti di gioco dal 16esimo al 21esimo. Annotiamo quindi questo parziale di 9-9 che consente proprio al Cingoli di rimettersi in parità. Bierer, De Angelis, difesa molto profonda quella del Cingoli, palla al centro, prova ad andare alla conclusione Rossi ma c'è il contatto e quindi si va dai 7 metri. Tiro di rigore per il Campus Italia, tiro di rigore. È pronto quindi Tommaso De Angelis dalla tacca dei 7 metri. È il primo rigore in favore del Campus Italia in questa gara. De Angelis, la finta, il tiro ed il gol. Quarto centro personale per Tommaso De Angelis, primo rigore della gara realizzato, 1-1 dai 7 metri quindi per il Campus Italia, 1-3 per Cingoli in questo avvio di gara. 10-9 il punteggio, più uno quindi per chi difende, palla per Ciattaglia posizionatosi come centrale in questa fase di gioco. D'Agostino si porta sulla sinistra come terzo sinistro, si scambiano ruolo, ora si riaccentra proprio lo stesso D'Agostino, palla per l'ala, c'è lì infrazione, vediamo un po' se è fischio arbitrale, sì l'infrazione, quindi forse un tocco di piedi proprio da parte dello stesso giocatore del Cingoli. E quindi si riparte proprio con il possesso di palla per il Campus Italia. Pronto ad entrare Cioni, intanto gli ultimi consigli da parte di Trillini, extra player per la formazione di casa, proprio con l'ingresso di Cioni. Manovra ancora VRR, il tiro, palla respinta ma c'è ancora palla in attacco per la formazione di casa. De Angelis, battaglia Bierer, quindi battaglia ancora Bierer, De Angelis, palla per l'ala, la conclusione sul primo palo termina fuori, la conclusione da parte di Carabulea. Riparte quindi Cingoli,
con Ciattaglia per D'Agostino, poi Guerrero, palla per il pivot, bella azione questa del Cingoli, tutta in velocità con palla finale per il pivot Strappini che va a realizzare il primo gol personale. Diego Strappini che è il capitano della formazione delle Cingoli, 10-10 il punteggio, nuova parità, meno di 6 minuti all'intervallo, insomma come se non si fosse giocato in questi primi 24 minuti di gioco, considerando che si riparte praticamente dallo 0-0, siamo sul 10-10 dopo 24 minuti e 21 secondi. Palla a centro per Rossi, la conclusione, bella palla per il pivot Ivano Rossi, primo gol per lui. Ciattaglia, D'Agostino, 11-10 il punteggio, difesa molto profonda, è una 5-1 mi sembra quella della formazione del Campus Italia con De Angelis in profondità su, in marcatura su D'Agostino. De Angelis su D'Agostino, presa a uomo, si può ripartire quindi dai 9 metri con il possesso di palla proprio per la formazione della Campus Italia con De Angelis che era riuscito a recuperare palla sullo stesso D'Agostino. E ci sono i 2 minuti per lo stesso D'Agostino. Annotiamo anche questi 2 minuti combinati proprio lo stesso D'Agostino. 11-10 il punteggio. La mossa di mettere De Angelis su D'Agostino ha portato i suoi frutti sull'azione, perché De Angelis è riuscito a recuperare palla proprio sullo stesso D'Agostino, poi portando anche alla successiva superiorità numerica con i 2 minuti ai danni dello stesso D'Agostino. Riprende quindi Bierer a giocar palla, lo scarico, tiro, palla sul palo, ma la palla è ancora giocabile in attacco. Rossi, tiro e gol, secondo gol per il pivot proveniente dal Benevento, classe 2004, Ivano Rossi. 12-10 il punteggio, torna sul più 2 il Campus Italia. Tra l'altro vedendo proprio anche l'andamento di questa sfida, insomma sembra passata un'eternità rispetto alla gara di andata quando Cingoli si impose nettamente proprio contro il Campus Italia. In quel caso, intanto seguiamo questa azione del Cingoli con la rete realizzata proprio da Guerrero, secondo centro per l'argentino Sebastian Guerrero. All'andata Cingoli vinse 41-22 il Cingoli, quindi insomma sembra passata un'eternità, considerando che adesso siamo sul più uno in favore invece della Campus Italia. Bierer, tiro e gol, primo centro per Paul Bierer, 13-11. Ciattaglia, Guerriero, ancora Guerriero in posizione centrale, palla per lo stesso Ciattaglia, ancora Guerriero, manovra quindi la formazione del Cingoli, torna in saldo in porta, parità numerica, superata quindi l'inferiorità numerica per il Cingoli che ora prova a manovrare ma recupera in qualche modo il Campus Italia con De Angelis. Battaglia al 2 minuti per Davide Ciattaglia. Seconda escursione, anzi terza escursione per 2 minuti tra le file della Sant'Arena di Cingoli, 2 tra le file invece del Campus Italia in questa prima frazione di gioco. Meno di 2 minuti e mezzo all'intervallo, più 2 per il Campus Italia. Riprende quindi Vierer, palla per Battaglia, quindi Manojlovic, quindi ancora Battaglia,
Bierer in palleggio, manovra ancora Battaglia, Bierer lo scarico per l'ala, la conclusione, tiro e gol di Sebastian Carabulea, secondo gol per lui e torna sul più 3, che rappresenta ancora una volta il massimo vantaggio la formazione del Campus Italia dopo 28 minuti di gioco. Si torna sul più 3 e Sergio Palazzi è costretto a spendere il time out considerando la situazione difficile di punteggio. Più 3 in favore del Campus Italia, a 1 minuto e 59 secondi per l'esattezza dall'intervallo. Più 3 per il Campus Italia, 14-11. Questi realizzatori fino ad ora per il Campus Italia: Carabulea 2, De Angelis 4, Cavo 2, Vierer 1, Mazzone 1, Manojlovic 2 e Rossi 2. Per la Santarelli Cingoli invece 2 per Guerrero, 5 per D'Agostino, 1 Strappini, 1 Ciattaglia e 2 Cirilli. 14-11 il punteggio. Squadre che sono pronte per rientrare sul rettangolo del centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti, per disputare i 2 minuti scarsi ancora disponibili di gioco in questa prima frazione, per esattezza 1 minuto e 59 secondi. Tabellone che segna il 28-01. Si riparte quindi con il Cingoli che gioca palla con 3 reti da recuperare. C'è anche Latini sul parquet per gli ospiti, Paolo Latini. Manovra ancora la formazione quindi del Cingoli. Guerrero, D'Agostino, Guerrero. Forse c'è lo sfondamento, sì, ravvisato dai direttori di gara, abbastanza evidente in questo caso lo sfondamento, il fallo in attacco da parte del giocatore delle Cingoli. Può ripartire quindi la formazione del Campus Italia. Vierer, Battaglia, Manojlovic, Battaglia, Vierer, ancora Battaglia, De Angelis, Manojlovic, intuisce però D'Agostino che va tutto solo, ancora D'Agostino al tiro e il gol di D'Agostino che arriva al 6° centro personale in questa gara, miglior realizzatore della gara. Segue con 4 reti De Angelis del Campus Italia. Ultimi 50 secondi di gioco di questo primo tempo, 14-12 il punteggio per chi attacca. Il taglio per l'ala e gol realizzato quindi da Carabulea, 3° centro per l'ex Carpi Sebastian Carabulea, 15-12 il punteggio. Sempre in 5-1 in fase difensiva su D'Agostino con De Angelis sullo stesso D'Agostino. Cercano di tenere fuori D'Agostino dall'azione, ma c'è il gol con la palla che passa sopra la testa di Scarcelli. E dalla parte opposta Rossi, 3° centro per Rossi. E termina la prima frazione, 16-13, più 3 in favore del Campus Italia, 16-13. I realizzatori al termine di questi primi 30 minuti di gioco per il Campus Italia: Carabulea 3, De Angelis 4, Cavo 2, Vierer 1, Mazzone 1, Manojlovic 2 e Rossi 3. Per la Santarelli Cingoli 2 Guerrero, 6 D'Agostino, 1 Strappini, 1 Ciattaglia e 2 Cirilli. 16-13 all'intervallo, noi ci fermiamo un attimo, ci ritroveremo tra poco per la telecronaca dei secondi 30 minuti di gioco. Si preannunciano altrettanto intensi come quelli visti nel corso della prima frazione di gioco. 16-13 all'intervallo, a tra poco.
Seconda frazione di gioco al Centro Tecnico Federale, la casa della pallamano di Chieti, tra le formazioni del Campus Italia e della Santarelli Cingoli. Primo possesso di palla per il Cingoli. 16-13 il punteggio all'intervallo. Il primo possesso di palla, diciamo, è per il Cingoli, ma bisogna prima asciugare il fondo della casa della pallamano di Chieti e poi si potrà riprendere a giocare proprio con il possesso di palla per la formazione del Cingoli. Più 3, dicevamo, il punteggio all'intervallo in favore del Campus Italia. Guerrero in possesso di palla, quindi ci attaglia, quindi è palla al centro, sfera che viene recuperata in favore della formazione del Campus Italia, che manovra quindi con Cavo per Wierer, ancora Cavo, Manojlovic, Cavo, ancora Manojlovic, c'è lo sfondamento fischiato proprio lo stesso Manojlovic, fallo in attacco e quindi ripresa del gioco in fuori di Cingoli con Guerrero, sempre 3 gol di vantaggio per la formazione di casa del Campus Italia. Tiro e gol che viene realizzato da Strappini, secondo gol per Strappini che rimette sul meno 2 il Cingoli. 16-14 il punteggio, si riparte da Cavo come centrale, quindi Manojlovic, ancora Manojlovic, Cavo, Manojlovic, palla per il pivot Rossi che prova a girarsi, resta in attacco il Campus Italia. Tiro e gol. Gol quindi che è da attribuire a Manojlovic, che arriva al terzo centro personale. Ancora il possesso di palla quindi per il Campus Italia. Riparte quindi la formazione Cavo, quindi Wierer, ancora Manojlovic, Cavo, palla respinta da Ansaldo, quindi ci attaglia. Palla recuperata dal Campus Italia che può quindi ripartire. Wierer, sempre 3 gol di vantaggio, 17-14 il punteggio, 3 i gol di vantaggio per la formazione di casa. 3:30 in archivio. Manovra quindi Wierer, resta in attacco il Campus Italia, c'è un'infrazione quindi si può ripartire dall'arco tratteggiato dei 9 metri con Manojlovic, bisogna ripetere la ripresa del gioco da posizione più centrale con Rossi per Cavo, quindi ancora Wierer per Cavo. Ancora quindi manovra quindi la formazione del Campus Italia, Manojlovic, tiro e gol di Manojlovic, quarto centro per Manojlovic. Ancora quindi i giocatori del Cingoli, siamo sul massimo vantaggio in favore del Campus Italia, più 4 sul 18-14.
punteggio che rappresenta il massimo vantaggio in favore dei padroni di casa dopo 4 minuti di gioco. Ancora il Cingoli che prova a ripartire, sembra un po' in difficoltà in questa fase la formazione del Cingoli, che sta soffrendo l'aggressività difensiva soprattutto del Campus Italia. C'è il passivo, deve andare quindi al tiro la formazione ospite. Resta ancora in attacco. Manovra ancora il Cingoli. Tiro e palla respinta da Scarcelli, che è andato anche a deviare dopo una deviazione del muro difensivo. Quindi può ripartire quindi Cavo per Vierer, sempre 4 gol di vantaggio per la formazione di Trillini. Manojlovic, quindi Cavo, ancora Manojlovic. Il fischio arbitrale si riprende quindi dai 9 metri. Palla per Manojlovic, Vierer, Cavo, ancora Cavo, Vierer, palla al centro per il pivot, palla recuperata, c'è subito il blocco per bloccare la ripartenza da parte della formazione di Cingoli, che ora prova a manovrare quindi sulla corsia di sinistra. Tiro di rigore quindi in favore della formazione del Cingoli. Sette metri quindi in favore della formazione marchigiana, più 4 per il Campus Italia. Si è pronti per la conclusione dai 7 metri da parte del Cingoli, la finta di D'Agostino, tiro e gol. Settimo centro personale per D'Agostino, 2 su 2 per lui dall'attacca dei 7 metri, 2 su 4 di squadra dai 7 metri per Cingoli, mentre 2 su 2 per il Campus Italia. Anzi, 1 su 1 per il Campus Italia, l'unico rigore realizzato e tirato da De Angelis. 18-15 più 3, si riparte con Cavo, quindi De Angelis, poi la palla viene recuperata da D'Agostino che subito lancia in velocità Mangoni, si accentra, tiro e gol di Mangoni per Mangoni, è il primo gol in questa sfida, primo gol personale, gol che permette al Cingoli di rimettersi sul meno 2. Rosicchiate due reti al Campus Italia che era sul più 4, ora si è sul più 2. Cavo, ancora Cavo che si accentra, il taglio, palla recuperata in anticipo sull'ala, quindi subito in velocità con il tiro di gol realizzato da Cirilli. 18-17, parziale di 3-0 per gli ospiti e time out chiesto da Trillini. Vuol parlarci su dopo questo 3-0 in favore del Cingoli, che è riuscito quindi a rimettere in un amen la partita dal meno 4 al meno 1 praticamente in 4 minuti. Eravamo al quarto minuto e mezzo del secondo tempo quando il punteggio era sul 18-14, ora siamo all'ottavo minuto e 24 secondi sempre nel corso di questo secondo tempo, il punteggio è di 18-17, quindi break di 3-0 in favore degli ospiti in 4 minuti effettivi di gioco. Ci parlano su naturalmente i due tecnici, ci parlano su con i giocatori cercando di caricare il più possibile per il proseguo di gara.
8 e 24 giocati in questo secondo tempo, 18-17 il punteggio. Riprende quindi il Campus Italia con Manojlovic per Cavo, quindi ancora Vierer, Cavo, Manojlovic, Cavo, Vierer, Cavo, De Angelis che si accentra, ancora De Angelis, il taglio per l'ala, tiro e gol, gol dall'ala di Sebastian Carabulea, quarto gol per lui. La pronta respinta dalla parte opposta di Scarcelli. Si resta sul più 2 per il Campus Italia, 19-17 il punteggio. Manojlovic per Cavo, quindi Vierer. Ancora Cavo. Manojlovic. Cavo. Vierer. Cavo. Ancora Cavo. Va l'uno contro uno. Viene fermato, quindi si riparte dai 9 metri. Non va la conclusione di Manojlovic, si resta sul più 2, può ripartire quindi il Cingoli dalla parte opposta. Palla per l'ala sporcata da De Angelis, ma riesce ad andare in rete il giocatore Mangoni, seconda rete in questa sfida per Mangoni, gol che rimette sul meno 1 il Cingoli, 19-18. Si riparte da Cavo per Vierer, Cavo, Manojlovic, Cavo, De Angelis, ancora De Angelis, lo scarico per Vierer, ancora Vierer, fermato, 9 metri, ora possesso di palla quindi per la formazione del Campus Italia. Manojlovic, Cavo, Cavo per Vierer, Vierer, elevazione, tiro e gol di Paul Vierer, secondo gol per l'ex Bressanone Paul Vierer, 20-18. 20-18 da giocare, meno di 20 minuti, siamo all'undicesimo di questo secondo tempo, più 2 per il Campus Italia che resta quindi ancora in avanti, praticamente Cingoli è stato in avanti nel punteggio soltanto in avvia di gara con un gol di vantaggio. Ci sono i 2 minuti intanto per Rossi. Annotiamo quindi i 2 minuti combinati a Rossi. Può ripartire quindi la formazione del Cingoli con Gigli, Guerrero, Strappini, ancora gli ospiti al tiro dal gol con D'Agostino, ottavo gol per D'Agostino, 20-19. Manojlovic per De Angelis, Battaglia, Cavo, Vierer, Cavo, Manojlovic, quindi De Angelis, Cavo, Vierer, ora Vierer per Cavo, Cavo lascia Battaglia, ancora Battaglia per Vierer, Manojlovic, tiro di Manojlovic, palla respinta da Ansaldo. Si resta sul più 1 per chi difende, 20-19 il punteggio. Gigli, Guerrero, Gigli, Guerrero, ancora Strappini, D'Agostino, D'Agostino di forza, palla respinta, resta però ancora in fase di attacco Cingoli, sempre con D'Agostino, rientra Gigli, palla proprio per Gigli, Gigli per Guerrero, D'Agostino, Guerrero, Strappini, Strappini, realizza Strappini, terzo gol per Strappini,
parità, 20-20 il punteggio, 20-20, ritrova quindi la parità Cingoli. Tutto da rifare quindi sul 20-20. L'ultima parità c'era stata sul 10-10 e la si ritrova sul 20-20. C'è due minuti quindi combinati a Mangoni. Due minuti per Mangoni. E resta in attacco quindi il Campus Italia. 20-20 il punteggio. Manojlovic. Ancora manovra quindi la formazione di casa con Vierer, Manojlovic, De Angelis dall'ala, il tiro sul primo palo, la respinta quindi di Ansaldo. Resta in attacco comunque il Campus Italia, situazione di parità 20-20. Cavo Manojlovic, cavo Vierer, tiro di Vierer, gol di Vierer. Tiro di Vierer e gol quindi per Vierer, il terzo centro in questa sfida. 21-20 il punteggio. D'Agostino per Cirilli. D'Agostino, ancora D'Agostino. Guerrero. D'Agostino per il pivot, la respinta e poi palla che termina in gol. Gol realizzato da Cirilli, quarto centro per Cirilli. 21-21, nuova parità. Vierer, cavo. De Angelis per Manojlovic, cavo, Vierer. Ancora palla per Vierer. Vierer, Manojlovic, il taglio per De Angelis dall'ala, questa volta non fallisce la conclusione. De Angelis, quinto gol per De Angelis, più uno, 22-21. Miglior realizzatore della sfida fino ad ora è D'Agostino con 8 reti, seguito con 5 reti da De Angelis. D'Agostino, Guerrero, ancora D'Agostino. D'Agostino, apertura per l'ala, in palleggio, palla per il pivot, resta in attacco la formazione marchigiana. Si riparte quindi dai 9 metri. Siamo entrati intanto nell'ultimo quarto di gara. Situazione di equilibrio del punteggio, più uno per chi difende. C'è l'invasione, quindi può ripartire la formazione di casa con cavo per Vierer. Vierer, il taglio, il tiro del gol realizzato da Battaglia. Primo gol per Battaglia e ci sono due minuti per D'Agostino. Primo gol per Battaglia e per D'Agostino. È la seconda esclusione per due minuti in questa gara. Seconda esclusione per due minuti. Gioca con l'extra player il Cingoli ora. Quindi ci attaglia. Cirilli, ci attaglia, fermato, si riparte dai 9 metri, più 2 sempre per chi difende, si riparte da Ciattaglia, quindi Guerrero di forza, tiro e gol. Quarto centro per l'argentino Sebastian Guerrero. Gol che permette al Cingoli di rimettersi sul meno 1. 23-22. Cavo Manojlovic, cavo
Bierer, Strappini, Cirilli, tiro e gol di Cirilli, quinto gol per il pivot ospite. In velocità riparte subito il Campus Italia, la palla viene recuperata sulla conclusione di Cavo, anzi no, di Carabulea. Situazione di nuova parità, 23-23, ancora parità, quindi praticamente si riparte da 0-0 quando mancano poco più di 12 minuti dal termine. Cirilli resta ancora in attacco, Cingoli, tiro e gol di Guerrero, quinto centro, vantaggio ospite 23-24. Ritrova il vantaggio da inizio gara, credo sul 2-1 più o meno, all'incirca il sul 3-2, qualcosa del genere, il primo vantaggio proprio del Cingoli. Ora lo ritrova sul 24-23 il Cingoli. Pareggia dalla parte opposta Carabulea, quinto centro per Carabulea, nuova parità 24-24, 11 minuti o poco più tutti da seguire. Situazione di parità 24-24. D'Agostino, che è rientrato in campo dopo i due minuti, sempre De Angelis in marcatura su D'Agostino, c'è l'invasione, palla recuperata dal Campus Italia, Cavo, Vierer, ancora Vierer, fa tutto da solo, viene bloccato, si riparte dai 9 metri. Palla ancora per Vierer, Cavo, rientra Cioni, De Angelis, Vierer, De Angelis, Cavo, De Angelis, Vierer, Cavo, ancora De Angelis, palla recuperata dal Cingoli che può quindi ripartire in velocità, tiro e gol di Cirilli, sesto gol, e ci sono anche 2 minuti per De Angelis che ha tirato, ha toccato con la maglia proprio del giocatore del Cingoli, quindi 2 minuti anche a De Angelis. Manojlovic, Cioni, Cavo, Manojlovic, Cavo per Vierer, ancora Cavo, Rossi, Vierer si accentra, quindi Cavo, si riparte ancora dai 9 metri. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gioco con ancora la formazione di casa in possesso di palla. Cavo per Vierer, Cavo, Rossi, Manojlovic, tiro e gol di Manojlovic, sotto il 7. Quinto gol per Cristian Manojlovic, nuova parità 25-25. Finale tutto da seguire. Poco più di 9 minuti al termine, 25 chi attacca, 25 chi difende. Gigli, Guerrero, ancora Gigli, Strappini, quindi Gigli, Gigli, c'è l'infrazione, recupera quindi la formazione di casa che riparte con l'estremo difensore Lubinati che va in panca, gioca con l'extra player la formazione di casa. Lo stanno giocando!
anche se in questo caso c'è la parità numerica con l'extra player, perché c'è un due minuti in corso in casa Campus Italia. Manojlovic, tiro e gol di Manojlovic, sesto gol per Manojlovic, miglior realizzatore, più uno Campus Italia, 26-25. Viene fermato il tempo. Due minuti a Cioni. E giallo a Silvano Seca. Ventisei-25. Resta in superiorità numerica la formazione di Cingoli. Rientra De Angelis al posto di Cavo. Sì, si riprende con la superiorità numerica per Cingoli, sì. Per i due minuti a Cioni. Venture 53 giocati, 8 minuti e 7 secondi al termine, più uno per chi difende, e difende in inferiorità numerica. Si può riprendere quindi a giocare. C'è il fischio arbitrale con Guerrero per D'Agostino. Ancora Gigli. Guerrero, D'Agostino, Guerrero, Strappini, D'Agostino, Guerrero. Palla al centro per il pivot, tiro e gol. Gol di Strappini, quarto centro per Strappini, nuova parità, 26-26. Esce intanto Lubinati, extra player, che consente di ristabilire la parità, quindi 6 contro 6, ma senza portiere la formazione del Campus Italia. Manojlovic, ancora Manojlovic per Rossi, Vierer, De Angelis, il taglio, la volea, la conclusione, palla respinta, buona l'idea, anche buona la conclusione, ottima la parata del portiere, dalla parte opposta c'è il gol realizzato da Mangoni, terzo gol per Mangoni, l'ala destra del Cingoli, che consente al Cingoli di mettersi sul più uno, 26-27. Sempre extra player per la formazione del Campus Italia. Manojlovic, quindi De Angelis, Cavo, Vierer, ancora Cavo, c'è il passivo, bisogna accelerare il ritmo. Manojlovic, Vierer, la conclusione, forse toccato sul braccio, sì, e infatti ci sono i due minuti per il tocco sul braccio al momento del tiro da parte di Cirilli. Due minuti quindi anche per Cirilli. Nove metri quindi in favore del Campus Italia. Ora è il Campus Italia che gioca in superiorità numerica, perché ha l'extra player. A entrambe le formazioni manca un giocatore comunque. Cavo, Vierer, Cavo, Manojlovic, De Angelis, Cavo, Manojlovic, rientra Lubinati in porta, intanto la conclusione, si riprende con la rimessa dal fondo in favore di Cingoli,
Ora c'è la superiorità numerica per il Campus Italia, ma palla in possesso alla Cingoli con un gol di vantaggio per chi attacca. Direttori di gara che vanno a consultarsi con il tavolo. Squadre presso le rispettive panchine, c'è il time out chiesto da Riccardo Trellini. Meno di 6 minuti al termine, 5:56 per l'esattezza. 26 Campus Italia, 27 Santarelli Cingoli. Più uno per gli ospiti. Quindi presso le rispettive panchine, approfittiamo anche per riepilogare i realizzatori. Per il Campus Italia 5 reti per Carabulea, 1 Battaglia, 5 De Angelis, 2 Cavo, 3 Vierer, 1 Mazzone, 6 Manojlovic, 3 Rossi. Per il Cingoli 5 Guerrero, 8 D'Agostino, 3 Mangoni, 4 Strappini, 1 Ciattaglia, 6 Cirilli. 26-27 il punteggio. Si riparte con la formazione del Campus Italia in attacco. Un gol da recuperare per chi attacca. Cavo per Manojlovic, Cavo, Vierer, ancora Vierer per Manojlovic, elevazione, tiro, palla deviata e recupero quindi da parte della difesa del Cingoli, che può ripartire e gestire un pallone in attacco considerando anche l'inferiorità numerica. In questo caso è Palazzi che vuol parlarci su e richiama i suoi in panca per i consigli per gli ultimi 5 minuti e 31 secondi di gioco. Squadre presso le rispettive panchine, più uno in favore del vice capolista Cingoli, che ha 25 punti in classifica con 13 partite giocate. L'attuale capolista è il Romagna con 26 punti ma con 14 partite giocate. Campus Italia, che prima di questa gara ne ha giocate 13, conquistando 14 punti, ed è ancora in corsa in questa sfida contro la più quotata Cingoli. Quando mancano 5 minuti e 31 secondi ed il punteggio è sul più 1 per i marchigiani, 26-27, ricordando che all'andata il divario fu di ben 19 lunghezze tra le due squadre. Parliamo del 18 settembre scorso, dell'anno scorso, del 2021, quando Cingoli si impose nelle Marche per 41-22. 24 minuti e 29 secondi quindi in archivio in questo secondo tempo. 26-27, si riprende a giocare con il Cingoli in possesso di palla con D'Agostino. Strappini, sempre De Angelis in marcatura su D'Agostino, 5-1 in fase difensiva per la formazione del Campus Italia. D'Agostino, poi la respinta da parte di Albanesi, l'ex, che va a respingere il pallone. Manojlovic, c'è il fallo, resta in attacco quindi il Campus Italia. Più uno per chi difende. Tra l'altro, a proposito di ex, un altro ex, naturalmente Riccardo Trellini, che è nato anche come allenatore proprio a Cingoli, nella sua Cingoli, quindi insomma è l'altro vero ex di questa sfida. Vierer, De Angelis, palla sull'incrocio, termina fuori la conclusione di De Angelis. Può ripartire quindi il Cingoli.
4 minuti e 20 secondi al termine, più uno per chi attacca. Si riprende con D'Agostino, comincia a scottare ora la palla, sempre De Angelis su D'Agostino in 5-1. Battaglia. Guerrero al centro per il pivot, il gol da parte del pivot ospite Strappini, quinto centro. 26-28, primo doppio vantaggio della sfida per Cingoli. Prova a tracciare il solco Cingoli, ma dalla parte opposta è Cavo che realizza. Cavo, e ci sono anche due minuti, vediamo per chi. Intanto annotiamo il gol di Cavo, che è il terzo gol. I due minuti sono per Guerrero. Prima escursione per lui, per due minuti. Gioca con l'extra player Cingoli. Quindi sempre in 6 contro 6 sul campo, ma non c'è il portiere naturalmente in porta per Cingoli. Ciattaglia, un gol di vantaggio, 27-28 dopo l'ultimo gol realizzato proprio dal Campus Italia, 27-28. Ciattaglia, compagnucci Ciattaglia, D'Agostino al centro per il pivot, tiro e gol ancora una volta della pivot ospite Strappini, sesto centro, e si riporta sul più due la formazione ospite. Vierer coglie la palo, 2:56 al termine, più due per chi attacca, che ora naturalmente abbassa il ritmo considerando anche il giocatore in meno, extra player sempre per Cingoli. 27-29 in favore di chi attacca. Battaglia, recupera De Angelis, De Angelis va tutto solo, non c'è il portiere, il gol di De Angelis, sesto gol per De Angelis, centesimo gol con la maglia del Campus Italia per De Angelis, ne aveva realizzati 94 prima di questa gara in campionato, più 6 sono 100, gol che permette al Campus Italia di rimettersi sul meno 1, 28-29. Gioca naturalmente al limite del passivo Cingoli e ha un gol da gestire di vantaggio. Palla al centro, tiro e gol. Gol di Strappini, ancora un gol del pivot. 1 minuto e 50 al termine, due gol di vantaggio per chi difende. Riesce ad andar via Cavo, ma c'è la parata. Palla recuperata da Cingoli. Rallenta il ritmo giustamente Cingoli considerando i due gol di vantaggio a un minuto e mezzo dal termine. Time out chiesto da Cingoli e dal suo tecnico Palazzi. 28-30. Un minuto e 29 secondi dal termine. 89 secondi al termine. Sul più 2 in favore di Cingoli, 28-30 il punteggio. Squadre quindi presso le rispettive panchine. Prima di tornare in campo per gli ultimi 89 secondi di gioco con palla da gestire in attacco per Cingoli. E con due gol di vantaggio proprio per la Santarelli Cingoli. C'è il fischio arbitrale con le squadre che possono tornare quindi sul rettangolo azzurro del centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti, per giocare gli ultimi 89 secondi di gioco. Si può ripartire quindi con Cingoli in attacco, che ora
può gestire anche al limite del passivo, presumibilmente, considerando i due gol di vantaggio. Difesa a tutto campo, è una 4-2 praticamente quella messa da Trillini in questa fase finale. Si riparte ancora da 9 metri, tutto gioca naturalmente a favore dei Cingoli. Quando manca un minuto o poco più al termine, 1:10 per l'esattezza. D'Agostino, ancora D'Agostino, il tiro, la respinta, palla recuperata ma resta in attacco Cingoli. Si riparte con gli ospiti, palla per l'ala, il pallonetto e palla che viene recuperata. Quando mancano 50 secondi al termine bisogna andare subito al tiro e poi difendere subito a tutto campo con Vierer, ancora Vierer per Manojlovic, bloccato, 40 secondi al termine, si riparte ancora da Manojlovic che deve provare subito il tiro, quindi cavo, Vierer, Vierer per Manojlovic, Vierer, ancora Vierer dalla parte opposta, palla che viene toccata e messa fuori, 25 secondi al termine, De Angelis deve andare al tiro, c'è il contatto, tiro di rigore e vediamo un po', si può, ci sono anche due minuti per D'Agostino che credo che finisce qui la sua partita, terza esclusione per due minuti per D'Agostino. Eh sì, e infatti c'è il rosso, eccolo qui, terza esclusione per due minuti per D'Agostino che va a accomodarsi in tribuna. 19 secondi al termine, tiro di rigore e poi difesa a tutto campo. De Angelis è pronto dall'attacca dei 7 metri. In porta c'è Gentilozzi, è pronto De Angelis, la finta ancora De Angelis, tiro e gol. De Angelis quindi in gol, il suo settimo gol. Difesa a tutto campo, naturalmente sulla ripresa mancano 8 secondi, bisogna riprendere la conclusione. Tiro murato e vince Cingoli, 29-30, vince 29-30 la formazione del Cingoli che si conferma ai vertici di questo girone B del campionato di Serie A2, sale a quota 27 classifiche in attesa del risultato della gara del Romagna, insomma una lotta a due, forse a tre, considerando anche la Lions Teramo che deve ancora giocare sia con Cingoli e Romagna. Per il Campus Italia resta la consapevolezza di aver fatto una grossa partita, di aver messo in difficoltà una grande squadra e soprattutto di aver fatto grossi passi da gigante rispetto alla gara di andata quando perse di 19. Questa volta perde soltanto di uno e agli ultimi minuti di gioco. Insomma, questo lascia anche ben capire il miglioramento che c'è stato rispetto alla gara del girone di andata, che era la seconda giornata del girone di andata, ora siamo alla seconda giornata del girone di ritorno, in un intero girone, insomma anche questa prestazione conferma la grande crescita di questo gruppo allenato da Riccardo Trillini. Riepiloghiamo i realizzatori per il Cingoli: Guerrero 5, D'Agostino 8, Mangoni 3, Strappini 7, poi troviamo con una rete Ciattaglia e con 6 Cirilli. Per la formazione invece del Campus Italia, 5 reti per Carabulea, 1 per Battaglia, 7 per De Angelis, 3 per Cavo, 3 per Vierer, 1 per Mazzone, 6 per Manojlovic e 3 per Rossi. Risultato finale quindi a Chieti, al Centro Tecnico Federale, la casa della pallamano. La Santarelli Cingoli batte il Campus Italia con il punteggio finale di 29-30. Andrea De Aloisio vi ringrazia per la cortesa attenzione e vi rimanda ai prossimi appuntamenti con la pallamano del Campus Italia. Arrivederci.